Il Parlamento europeo avrà con ogni probabilità un presidente italiano. I due principali candidati sono infatti Gianni Pittella del Partito Socialista Europeo e Antonio Tajani del Partito Popolare Europeo. Sono candidati anche Eleonora Forenza per il GUE, la sinistra, e Pier Nicola Pedicini del 5 Stelle. È da anni e anni e anni che almeno non ricordiamo altri momenti in cui ci fossero così tante candidature italiane per la guida del Parlamento europeo. Questo chiaramente è un riconoscimento al lavoro dei nostri europarlamentari e anche al peso che l'Italia ha assunto in Europa, in questo edificio che potete intravedere probabilmente alle mie spalle. I candidati che hanno più possibilità sono però naturalmente Pittella e Tajani. E sono due candidati comparabili, nel senso hanno tutte e due una vasta esperienza europea. Pittella è stato vicepresidente del Parlamento nella scorsa legislatura, adesso è capogruppo del PSE, che è il secondo gruppo del Parlamento. Tajani è in Parlamento dal 1994, è stato vicepresidente della Commissione europea, è attualmente il primo vicepresidente del Parlamento, quello che quindi ha ricevuto più voti. E i due si presentano su programmi molto diversi. Gianni Pittella rivendica la presidenza al Partito Socialista Europeo perché, benché ci sia già stata una presidenza, quella di Martin Schulz, le altre presidenze delle istituzioni europee sono a guida dei popolari. E quindi Pittella dice che questa seconda parte di mandato tocca ai socialisti e al partito dietro di sé avere almeno la presidenza di una delle tre istituzioni europee. Antonio Tajani invece rivendica un accordo che è stato firmato all'inizio della legislatura per uno scambio tradizionale ormai a metà mandato tra socialisti e popolari. Ma oltre a questo ci sono anche altre questioni di contenuto. Pittella, in un'intervista che ha concesso proprio a EUnews alcuni giorni fa, ha detto che lui vuole una polarizzazione del Parlamento. Vuole che sia una differenza maggiore, più evidente, tra le posizioni politiche dei socialisti, dei popolari e degli altri. E ha detto che il patto tra socialisti e popolari, il patto legislativo, si è rotto, benché su molte materie sia ancora possibile trovare un'intesa. Tajani invece dice no, vuole essere presidente dell'unità, non vuole dividere il Parlamento, vorrebbe continuare con questo accordo, diciamo, sostanzialmente istituzionale, evidentemente, che c'è tra le forze maggiori del Parlamento che coinvolge anche i liberali. Quindi uno scontro molto importante che riguarda sia il ruolo del Parlamento, il modo di lavorare del Parlamento e anche il ruolo delle tre istituzioni europee. È possibile che tutte e tre siano a guida socialista, a guida popolare come adesso? Anche il popolare Jean-Claude Juncker si è posto la questione, ha detto che il PPE dovrebbe riflettere su questo argomento.